per prepararsi a commemorare la giornata della memoria. Quest'anno la classe 3B della scuola secondaria di primo grado Marconi di Ceggia ha approfondito la conoscenza di un personaggio storico ancora poco noto, ma di cui si comincia a parlare con sempre maggiore insistenza. Si tratta di un pedagogo ebreo polacco di nome Janusz Kozak. Lo abbiamo conosciuto poco a poco attraverso l'ascolto di un libro, la biografia di Kozak, scritta da Monica Pelz, dal titolo Io non mi salverò, letta in classe dalla nostra insegnante. Il dottor Kozak era un illustre pedagogo molto noto non solo in Polonia, per le sue idee innovative sull'educazione e per la sua dedizione ai bambini ai quali, sosteneva, bisognava riconoscere piena dignità. Nel corso della sua vita si dedicò in particolare ai minori più in difficoltà, gli orfani, dando vita a degli orfanotrofi, all'interno dei quali sperimentò i suoi metodi educativi, basati sul rispetto della persona, sulla responsabilizzazione del singolo e sulla democrazia. Allestì persino un originalissimo tribunale dei bambini, che, chiamato in causa, nella maggior parte dei casi, finiva col prendere decisioni improntate alla clemenza e per lo più, dopo serissimi dibattiti, perdonare gli accusati. Dopo aver ascoltato la sua biografia, abbiamo assistito alla proiezione del film Dottor Kozak di Andrei Wajda, un film bellissimo in cui la somiglianza tra l'attore protagonista e Kozak si rivela davvero impressionante. Qui abbiamo visto le immagini di Kozak che balla alla radio, dove conduceva una trasmissione sui temi relativi alla pedagogia e all'educazione e quelle terribili del dottore che si avvia con i suoi bambini verso Treblinka. Il film termina con un messaggio di speranza. Il regista non mostra l'arrivo a destinazione dei portati. Nella scena finale, i 200 bambini ebrei dell'orfanotrofio gestito da Kozak, lasellati dal ghetto di Varsavia, scendono dal treno con in testa la loro guida, sventolano una bandiera e corrono tutti insieme, felici all'aperto. Kozak è un autentico eroe della storia del Novecento perché, grazie alla sua notorietà, avrebbe potuto salvarsi se avesse voluto, ma ha deciso di non abbandonare i bambini di cui si sentiva responsabile, per aiutarli ad affrontare il terribile destino che li aspettava. Per questo a Varsavia troviamo diversi monumenti a lui dedicati. La storia di Kozak ci ha colpito molto e perciò abbiamo raccolto in un cartellone le riflessioni maturate in seguito alla scoperta di quest'uomo che ha lottato fino alla morte per difendere la dignità dei bambini. In questi 3 anni di scuola abbiamo avuto molte occasioni per sentir parlare della Shoah, per conoscerla, comprenderla, trarne degli spunti per riflettere e dei motivi per agire in futuro come custodi della memoria storica, consapevoli della sua importanza. Attraverso le parole di sopravvissuti di Auschwitz, attraverso lo studio delle leggi razziali, attraverso i versi di Primo Levi, attraverso la storia di Janusz Kozak, siamo entrati in contatto con il dolore che provano gli esseri umani discriminati, perseguitati, umiliati e annientati dall'odio di altri esseri umani e abbiamo riflettuto con serietà su quanto abbiamo imparato. Ora il testimone è nostro e saremo noi a dover ripetere ai nostri figli, come ammonisce Primo Levi, le parole che servono a tramandare la memoria. Shema, voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera al cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo al grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.